Tra allora, come vogliamo, come state un po' vedendo, guardando e osservando, ci ho preso due casse. Siamo in 12. Lo so, però non ci stanno di più. Ma ci stanno. Guarda quanto spazio che c'è qua. Devo anche sedermi, eh? No, lo stereo! Ma sì, che tanto non fa niente. Ci fa niente. Occhio a questo passaggio. È stato sbattuto Se si rompe quello stereo. qualche livellaggio, te lo faccio pagare. Costa 2000 euro. Certo. Comunque, questa è Ti la regalo una Panda Panda. semicarica. GMX, ok? Ci Però, sto. va bene. Passaggio di proprietà quando lo facciamo? Lunedì. Va bene. Sei impegnato e formalmente davanti a testimoni di YouTube, eh? Intanto mi hanno abbandonato e quindi Manuel giustamente riparte. Andiamo verso Cinisello a prendere la computer museo col tetto aperto. Oh. E qui mi abbandonano al mio destino con Spino che gentilmente mi porta sul luogo della grigliata. Quindi ci vediamo lì. Voilà. Con Vado via di sotto me. Ecco quell'altro là dietro. Buongiorno, scusate il ritardo, è colpa sua. Dai, andiamo su. Mi fido delle cose che ho caricato. Bravo. Caricate io. Le radio anni 60. Poi guarda, non sono anni 60. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Allora. Una cosa fondamentale, Giugiaro, era avanti. I vetri automatici, vedi quanto sono comodi. Non dico niente. Ma veramente. A questo punto cominciano i primi preparativi di montaggio per la grigliata, quindi di tutto il tavolo e ovviamente anche del materasso gonfiabile gentilmente offerto da Manuel. Qui intanto cos'è che si diceva di mettere in bolla la Sì, griglia, la griglia che è giusto? un po' storta, siamo un No, po' secondo fuori me è in piano. bolla. Secondo te è in bolla? Aspetta, Sì. c'ho l'app, è vero, aspetta, vediamo. Ecco, Vediamo allora, la com'è. grande tecnologia di Fabio ci Vediamo. mostrerà come mettere in bolla una griglia. Vediamo, vediamo. Facciamo la fake bolla. Sì, perfetto, a posto, va bene. Abbiamo il nostro Nicolò che è ovviamente un professionista di queste cose, come sappiamo. No, altro! No, vai, tanto ci E Fabio serve. che viene in soccorso con dell'ottimo Aia. fieno, Sì, adesso prende fuoco tutto che quello che c'è adesso intorno. tranne la carbonella. Tutto, sì. Tutto prende fuoco. Cosa c'è? Stiamo gonfiando il. Gonfiamo il fuoco! Siamo nella fase finale, buttiamo su tutto. Ma che ingegneria tecnica qua. Guardiamo tra l'altro la classe e la delicatezza per far sì che il getto d'aria sia ben dosato, o sbaglio, Sì, Fabio? esatto. Sì, anche perché se faccio una lentata brucio tutto quello che D'altro c'è. che. Qualcuno ha chiesto un po' di legnetti. Un po' di Nico, legni. volevi un po' di legnetti? Prego. Arrivano rinforzi, diciamo, Tutti di pietrosi. Sono quelli più belli. Allora abbiamo tre No, voglio stereo, uno. uno, Questo signore qua due. E tre, tutti quanti collegati, tutti quanti in serie, o meglio, in realtà lui non è in serie perché la sua radio funziona, gli altri due invece sono attaccati con il mio modulo radio che funziona, tutti quanti sintonizzati su Disco Radio, perché siamo ovviamente, anche se siamo in Piemonte, quasi Lombardia, e questo è il setup. Che tamarri, tamarri proprio. Classici tamarri con la Esatto. Allora, qui abbiamo spaccato le salsicce, giusto? Giusto, Spino? Giusto, giusto. Che ricordiamo in Toscana è come bestemmiare in chiesa la notte di Natale, quindi se ci fosse qualche toscano Eppure in Emilia, io le ho sempre fatte così, sinceramente, Anche non noi so. qui in Lombardia, Quindi, sono in Toscana. intanto vediamo cosa è stato messo già sulla griglia, che è sempre una cosa molto, ma molto interessante. Abbiamo gli arrosticini sulla griglia, giusto, Anna? Sì, ma mi sto. L'unica cosa per cui l'ho portato. Stai facendo con le mozzarelle? Tento di aprirle. No, questa spranga di volta ferro. Che ho cacciato l'ho fatto con l'arco, però. Fatto con l'arco. Questa volta col giavellotto. Sì, è già un po' storto di suo, tra l'altro. Vabbè, dai, rende tutto più interessante. Diciamo che ce lo facciamo andare bene. Nel frattempo si è rotta. Nel frattempo si è rotta la sedia. È caduto oramai, niente, ha perso completamente. Casting per le modelle, per fare le cose, e ci sono i miei
se le sceglieva. Vai, vai. No. Stavi, aia. Stavi riprendendo? Certo. Sì. Povero, l'ho ucciso i coglioni di male. Non avrà più figli ormai. No, secondo me un figlio potrebbe averlo ancora. Mai dire mai. Esatto. Mi hanno detto che è stata una puntata difficile. Sì, però sono sicuro che tu potrai capire. Vai! La morte in corpo. Mettiti sul divano. Fai cieca. Mettiti sul divano, sdraiati, check. Dai, appannate la banda. Ma anche no. Queste sono le cose molto normali. Dov'è il naso? È che c'è Photoshop. Allora, stiamo aprendo i dolci? Sì, stiamo aprendo i dolci. Ci fai queste cose? Cameraman. Sì. Allora, adesso abbiamo questa bellissima colomba. Senza canditi. Dal 1894. No, apri quella con canditi. Ah, del 1994. Scaduta quando? Andiamo a leggere. Non c'è scritto qua? Scaduta nel... No, dai, è 31/7/2019. Non è ancora scaduta. Ah, non è ancora scaduta? No, è incredibile, ma vero. Non è ancora scaduta. Tanta roba. Pensavo fosse degli anni 80. Eppure io. Vista la scatola, poi, vero? Infatti. Lo stile. Lo stile è quello. Si spengono da solo col vento. Dov'è l'altro? Dov'è l'altro accendino? Guarda che devi alzare la fiamma, che i 300.000 accendini che c'ha Matteo, neanche uno funziona, guarda. È al massimo la fiamma, sto accendino di merda. Ma va che io lo uso per la guerra termoresistente, tutti questi problemi non me li fai. Sì, che sto registrando. Dico tutti così. Guarda, si spengono. Oh, è il compleanno del vento. Oh. Ma come si fa invece sull'autoradio con la tia, oh, il voice che ti dà una mano? Accesa. Non lo so, non mi ricordo, cioè nel menu devi andare, ma siccome il display funziona per così. Dai, si è accesa! Perché cambiamo 99. No! Ora mettiamo in digitale! Sì, ne mettiamo in post produzione, perché è mai top di gamba. Prendete il falò, ragazzi. Accendi una, si spegne l'altra. Ok, Anna, Anna vieni qua. Subito. Pronti? Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri a Anna, tanti auguri a te. Sofia! Sofia, prima che si spegne la luce. Auguri! Auguri! Chi l'ha fottuto? Non so, io l'ho fottuto qua. Niente, non c'è più. Quindi era il tuo compleanno davvero? Non ci ho fatto aprire. Tanti auguri! Tanti auguri! È la nostra foto noi. Sì. Fuori dal tetto come viene? A che stai tornando? Dobbiamo uscire dal tetto e farci le foto? E fu così che si concluse questa bellissima giornata passata in questo bellissimo posto nel verde qui a Recetto. Ma prima di concludere questo video vi mostro delle immagini che qualcuno ha girato rubandomi la fotocamera durante il ritorno. A un certo punto, che per arrivare a 110 devo accelerare a fondo. Dovevo accelerare a fondo per arrivare a 110. Lo so. Prossima fermata a Borgotaro, farò andare il motore. Volevo quasi fermare il problema dopo, ho detto, vabbè, 5 km a Milano, sono quasi arrivato, ho detto. Beh, si mancava tipo 30 km. Ma per quello io sono sempre andato a 100-110, per non far surriscaldare tutto. Però è silenziosa però comunque. O no? So che tu in fondo questa macchina la vuoi, inutile che... Vorrei ma non posso. Come direbbe qualcuno di nostra conoscenza. È così bella. E non sono io. Aspetta, credo che direbbe poi anche... È top di gamma! Di gamma! Non è vero, c'è l'X, cioè, anche, è vero che anche il mixer. No, il mixer è top di gamma. È tutto top di gamma. Però Matteo, se non l'hai capito, stiamo parlando di te. E ovviamente lo facciamo con la tua telecamera e tu non sai che ti stiamo riprendendo con la tua telecamera. Siamo dei bulli, oh. Vogliamo lasciare un videomessaggio a Matteo? No, scorreggiamo nell'obiettivo. Vai, ci sto. No. La mettiamo nella cosa delle tartarughe, la sua macchina fotografica. Sì, no. Vai. No, per la tartaruga, per gliela puccio. Comunque, notiamo benissimo che Fabio sta in giro.
videocamera di Matteo. E mi stai anche aiutando, guarda. E io voglio riprendere il momento che ti cade in testa allo sportello. Comunque stiamo notando che qua le pande sono ancora da scaricare. Lì ci sono i tre boombox, una batteria. E Fabio e Manuel mi hanno abbandonato. Sono andati a vedere la scatola dei condensatori e mi tocca fare tutto da me. Guarda che maledetti, qua devo scaricare anche la roba. Maledetti, maledetti.